Sono indecisa, non so chi ti fare per la Supercoppa di calcio femminile. Quindi vi intervisto a 1-1. Ho letto la tua scheda. Allora, per questo fatto che hai la famiglia napoletana, ma vivi in Veneto. Esattamente. Se hai origini del sud e tu vivi al sud del nord, perché gioca al centro? Che sono un problema. Che poi non solo gioca al centro dell'Italia, ma pure al centro del campo. Esatto, infatti è una scelta di vita. Siamo simili noi e i veneti. Ah, me lo confermi? Il sud è nord o sud del nord? No, assolutamente del sud. Vabbè, a parte che a casa mia si parla solo napoletano, quindi nonna con me va proprio d'accordo. Lo sapevo. Qual era il tuo rapporto con i nonni? Avevo un rapporto fantastico con la nonna paterna e per me era tutto. Mi fate sempre commuovere, non c'è niente da fare. Ogni nipote è bello, ma non la sua. Pure tua nonna ti diceva che stavi sciupata, eh? Nonna mi diceva che stavo sempre sciupata e mi preparava sempre la pasta a forno. Non c'è niente da fare, state tutti sciupati. Mamma quanta gol che fai, brava, bei golli. Ti emozioni quando segni? Guarda nonna, l'emozione è fantastica. Bello, questa emozione la provo pure io, i brividi. Sai quando la provo? Quando provo il ragù che faccio, mamma mia, i brividi. Tu invece preferisci segnare o trovare la parmigiana a tavola? E qua mi metti un po' in difficoltà, nonna. Ma forse è meglio la parmigiana. Lo sapevo quanto sei bella. Ti arrivi in finale, ti faccio trovare un ruoto di spogliatoio. Ah, brava. Trasformazione. Iniziamo. Prima domanda. Tu giochi a Roma? Sì. Come si fa? La carbonara? Allora, ho guanciale, okay. E pennetto. Va bene. Le uova. Pure questo. Ho formaggio e ho pepe. Gol! Dell'uovo? Solo il tuorlo. Ma vabbè, te lo lascio passare. Hai risposto bene. 1-0 per Manuela. Seconda domanda. 3 dolci di Natale. Allora, gli struffoli. 3. Poi la pastiera napoletana. La sfogliatella. Domanda guardaline. È buona? Dove sei? Non sei in campo? Dove sei? In cucina? Durante la partita? Vabbè, a dopo. E guardaline, praticamente, si era scordata il ragù con Pugas e se n'è andata. Vabbè. Quindi ti do rimessa laterale. La vigilia di Capodanno. Che si mangia? Carne o pesce? Allora, la vigilia di Capodanno si mangia. A casa mia si festeggia. Noi al sud festeggiamo la vigilia di Capodanno. La vigilia della vigilia di Capodanno. È la vigilia, vigilia, vigilia di Capodanno. A volte, in passato, io festeggiavo pure la vigilia di dicembre. Finisce la partita. Devi sapere che io sono indecisa. Non so chi ti fare. Convincimi. Allora, nonna, innanzitutto siamo contro la Juve, quindi non puoi fare Juve, quello è sicuro. E uno. E due, ti compro 10 sfogliatelle e ti invito a casa mia e ci facciamo una bella mangiata. Tre, ti faccio venire allo stadio sempre se si può e ti abbraccio forte. Penso che un abbraccio sia la cosa più bella del mondo, vero nonna? Quanto sei bella! Ciao! Salutami tutti da nonna Rosetta. Ciao nonna!